4 ore di vertice a Palazzo Chigi tra le delegazioni PD e 5 Stelle, presenti Di Maio, Zingaretti e Conte, non sciolgono i nodi per la formazione del nuovo governo. Restano distanze sulla squadra, la manovra, il programma, avvertono dal PD. Aspettiamo ancora una posizione ufficiale su Conte, dicono dal Movimento 5 Stelle. Alle 11 ci sarà un nuovo incontro. Nel giorno dell'avvio alle nuove consultazioni, quindi, non c'è ancora una soluzione alla crisi. Si chiude con due importanti segnali di distensione il G7 di Biarritz in Francia. Il presidente americano Trump si è detto disponibile a un negoziato serio sul commercio con la Cina per superare la politica dei dazi a un incontro nelle prossime settimane col presidente iraniano Rouhani. Il Brasile rifiuta i 20 milioni di aiuti contro gli incendi in Amazzonia annunciati nel vertice delle grandi economie mondiali. È durata meno di 48 ore la clamorosa evasione dal carcere napoletano di Poggio Reale del 32enne polacco Robert Lisocki, l'uomo detenuto per omicidio che era fuggito calandosi con un lenzuolo. La polizia lo ha catturato ieri sera a Napoli, non troppo lontano dal penitenziario. Esordio più che convincente per la nuova Inter targata Antonio Conte. Nel posticipo di lunedì sera a San Siro, i nerazzurri superano nettamente con 4 gol il Lecce. Vanno a segno i nuovi acquisti Sensi e Lukaku e l'organico si rafforzerà ancora con l'atteso arrivo dell'attaccante Alexis Sanchez. Buongiorno, dunque lo avete sentito nei titoli, si è concluso con un nulla di fatto il vertice notturno a Palazzo Chigi con da una parte il capo dei 5 Stelle Di Maio e il premier Conte e dall'altra Zingaretti con il suo vice Orlando. Sono ancora molti i nodi da sciogliere, il PD fa trapelare appunto commenti che sono appunto che parlano di una strada ancora in salita, mentre per il Movimento 5 Stelle la pazienza ha un limite. Intanto nuovi incontri sono in programma per questa mattina in attesa che riprendano le consultazioni al Quirinale. Che sia sui nomi, sui programmi o su tutti e due, di certo c'è che la quadratura del cerchio è ancora di là da arrivare. Il nuovo governo PD 5 Stelle, dato ieri sera in chiara discesa, è ancora in sospeso. Il vertice notturno a 4, Zingaretti e Orlando da una parte, Di Maio e Conte dall'altra, cominciato nel tardo pomeriggio, si è interrotto infatti all'1 di oggi, aggiornandosi alle 11 di stamattina. In una crisi capace di mettere finora quasi in ridicolo veti pregiudiziali e condizioni non negoziabili di vario genere, più facile parlare di estreme riluttanze che di improvvisi e insuperabili inalberamenti, specie dopo l'accettazione da parte del PD del nome di Conte per la casella centrale, quella per la seconda volta, di Presidente del Consiglio. Resta il fatto che entrambe le parti hanno le loro esigenze, tutte e due preoccupate di non dare l'impressione di aver ceduto troppo apertamente su ministeri strategici, economia, infrastrutture, interni, forse su tutti, evitando possibilmente che Conte bis coincida anche con contratto bis, formato ora con un diverso alleato. Saltata sul nome del Premier, l'iniziale richiesta di discontinuità da parte del PD dovrà però trovare qualche ragione di essere, ma allo stesso tempo il Movimento 5 Stelle ha bisogno di ancorare il più possibile dentro la nuova formazione un partito in cui la segreteria di Zingaretti continua a subire il lavorio ai fianchi di renziani e franceschiniani. Già, perché è chiaro che le divisioni interne cui entrambe le forze politiche sembrano tuttora soggette sono comunque pietre che non facilitano il cammino. Che sia casuale o no l'assenza di Beppe Grillo al vertice pentastellato di ieri pomeriggio, in cui era presente invece Casaleggio, la guida di Di Maio rischia comunque di uscire indebolita, non solo o non tanto per l'accordo eventuale con lo storico nemico PD, quanto per una scelta che potrebbe di sicuro essere la più istituzionale tra quelle compiute finora, capace di trasformare definitivamente l'identità di un movimento nato come anti-istituzionale. Tutti e due però hanno lo stesso identico problema, formare un governo abbastanza autorevole e prospettico da non offrire alle opposizioni troppi e troppo comodi spazi di manovra.
E inizierà quindi senza l'annuncio di un accordo chiuso il nuovo giro di consultazioni che riprendono oggi al Quirinale, al via alle 16 per proseguire poi fino a domani con i principali partiti. E sul tavolo delle trattative ovviamente hanno un proprio peso anche le mosse dell'ex alleato di governo dei 5 Stelle, la Lega, che ancora fino a ieri ha tenuto aperto un dialogo con gli ex partner. Salvini ha avuto parole molto dure su un possibile accordo tra Di Maio e Zingaretti. Il ribaltone era preparato da tempo, non è il governo di ampio respiro che chiede il colle, sono le poltrone l'unico collante, attacca il ministro dell'Interno, diversamente da Giorgia Meloni, che annuncia invece mobilitazioni in caso di governo 5 Stelle e PD, mentre Berlusconi si dice molto preoccupato dall'eventualità di un esecutivo che definisce di ultrasinistra. E si è concluso con una serie di importanti aperture il vertice del G7 a Biarritz in Francia. Trump si è detto disponibile ad incontrare il presidente iraniano Rouhani, passi in avanti anche su un possibile accordo tra Stati Uniti e Cina. Sui dazi. Cade il sipario sul vertice francese di Biarritz, un vertice che Emmanuel Macron ha definito un successo caratterizzato da grande unità. Un successo che il presidente francese ha scelto di condividere pubblicamente presentandosi in conferenza stampa assieme a Donald Trump. Il presidente americano ha annunciato che nelle prossime settimane potrebbe incontrare il presidente iraniano Rouhani. Nel frattempo ha sottolineato: devono giocare bene le loro carte, non possono fare ciò che hanno detto di voler fare, altrimenti ci sarà una reazione piuttosto violenta. A sorpresa, lo ricordiamo, era arrivato nella cittadina basca il ministro degli esteri di Teheran, Zarif. Novità in arrivo anche per quanto riguarda i rapporti tra Washington e Pechino. A breve, ha fatto sapere Trump, potrebbero esserci negoziati seri sul commercio con la Cina. Molti temi nell'agenda dei lavori, che ha visto i 7 grandi della Terra seduti allo stesso tavolo affrontare emergenze planetarie come gli incendi che stanno devastando l'Amazzonia. Dalla G7 sono stati stanziati aiuti urgenti per 20 milioni di dollari. Da Biarritz anche un appello ad evitare la violenza a Hong Kong. Attenzione anche alla situazione dell'Ucraina. Francia e la Germania organizzeranno un summit in formato Normandia per ottenere risultati concreti. Sul tavolo dei lavori anche la crisi libica. C'è stato un sostegno unanime del G7, dei paesi africani invitati e del segretario generale delle Nazioni Unite, ha rivelato Macron, a un documento sulla Libia che prevede cessate il fuoco, soluzione politica, conferenza interlibica e roadmap con coinvolgimento di tutte le parti del conflitto nella regione. Il G7 si è infine impegnato anche per un commercio mondiale aperto e giusto, puntando alla stabilità dell'economia mondiale. Per questo, è scritto nella dichiarazione finale, intende cambiare profondamente il WTO e si impegna a trovare un accordo per riformare la fiscalità internazionale del quadro dell'OCSE. E i timori di una recessione globale trovano purtroppo conferma negli ultimi dati dell'OCSE. Tutti i paesi dell'area sono in rallentamento, quindi PIL appunto che rallenta. E l'economia italiana in particolare è ferma, dice l'organizzazione. Siamo infatti ultimi tra i paesi del G7. Proprio mentre a Biarritz il vertice G7 chiudeva i battenti, da Parigi l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa pubblicava i dati sulla crescita globale. Ma se l'Italia ha lo status di fanalino di coda nelle classifiche del PIL, è in qualche modo abbonata, la doccia fredda è tutta proprio per il club dei 7 grandi che anche dell'OCSE fanno parte. Ovunque in sostanza l'andamento del prodotto interno lordo nel secondo trimestre dell'anno è rallentato, con una crescita media registrata dello 0,5% rispetto allo 0,6% dei primi 3 mesi. Insomma, un altro segnale inquietante a conferma di quei timori per l'arrivo di una fase recessiva che hanno serpeggiato per tutta la 3 giorni del summit a Biarritz. Da noi l'indice di incremento è stato uno zero tondo, anche in confronto al medesimo periodo del 2018, mentre la media annua, OCSE, ha toccato l'1,6%. Se però andiamo a guardare tra i paesi del G7, nel Regno Unito il PIL è sceso in 3 mesi a meno 0,2 dal più 0,5% nel trimestre precedente, in Germania a meno 0,1 dal più 0,4, cali ben peggiori, insomma, in confronto alla discesa italiana dal più 0,2 allo 0 attuale. Magra consolazione in ogni caso, vista l'interdipendenza tra il nostro export e lo stato di salute
sedute dei paesi importatori, anche se le cose vanno un po' meglio in Stati Uniti e Giappone. Cercando però nel bicchiere mezzo pieno, un dato, a dire il vero, lo si trova. È quello sulla crescita del reddito delle famiglie. Secondo l'Istituto parigino, funziona meglio dell'indice del PIL per fotografare i cambiamenti del benessere economico dei cittadini. E nel primo trimestre 2019 nei paesi OCSE e nell'Eurozona è cresciuto, Italia compresa, più 0,5%. Una vera e propria inversione di rotta se si pensa al calo dello 0,4% della fine del 2018. Anche in questa lista siamo sempre gli ultimi e comunque la maledizione dello 0, che perseguita tutte le nostre statistiche economiche da anni, non accenna a mollare la presa. Ed ora i devastanti roghi in Amazzonia, mentre il mondo si mobilita per salvare la foresta pluviale brasiliana, l'astronauta italiano Parmitano diffonde delle immagini dallo spazio veramente impressionanti. Quattro foto dall'alto scattate dallo spazio che documentano meglio di ogni altra immagine la ferita del pianeta, l'enormità della tragedia ecologica in atto nell'Amazzonia che brucia. Le pubblica sul profilo Facebook l'astronauta italiano Luca Parmitano, capo della missione Beyond sulla Stazione Spaziale Internazionale, corredate da un post che è il senso dell'SOS, il fumo visibile per migliaia di chilometri di decine e decine di incendi dolosi. Un punto di vista particolare, un'inquadratura dall'orbita terrestre che permette di comprendere la vastità della zona divorata dagli incendi in quello che è considerato il polmone verde del pianeta, perché produce il 20% dell'ossigeno dell'atmosfera terrestre, indispensabile per la vita di tutti. Tra gennaio e agosto di quest'anno il numero dei roghi in Amazzonia è aumentato del 145% rispetto allo stesso periodo del 2018, sostiene l'associazione Greenpeace. L'emergenza è finita. Sul tavolo del G7 di Biarritz sono stati sbloccati fondi per inviare Canadair contro i roghi. Il presidente del Brasile, Bolsonaro, ritenuto da più parti colpevole di promuovere il disboscamento illegale tramite i roghi, ha accusato il presidente francese Macron di attacchi gratuiti e colonialisti nei confronti del Brasile. Anche i VIP si mobilitano, a cominciare dall'attore Leonardo DiCaprio, che attraverso la sua fondazione per la tutela dell'ambiente ha annunciato una donazione di 5 milioni di dollari da devolvere ai gruppi locali e alle comunità indigene. E appunto lo avete sentito nel servizio, sono 20 milioni i fondi offerti dal G7 al Brasile per appunto come aiuti per la lotta ai roghi, soldi che però sono stati rifiutati dal governo brasiliano. Ieri il ministro dell'Ambiente, Ricardo Salles, aveva dichiarato che lo stanziamento sarebbe stato gradito, ma poi il presidente brasiliano Bolsonaro si è espresso contro i dati scientifici internazionali sui giganteschi roghi nelle foreste amazzoniche, affermando che la situazione rientrerebbe invece nei limiti normali. Sulla vicenda pesano anche gli attriti personali con il presidente francese Macron, accusato da Bolsonaro di comportamento neocolonialistico, mentre il capo di gabinetto di Bolsonaro è arrivato a dire che le risorse messe a disposizione dal G7 sono più utili per il rimboschimento dell'Europa, visto che Macron non può nemmeno evitare un incendio prevedibile in una chiesa che è un sito del patrimonio mondiale, riferendosi chiaramente al rogo che ha devastato la cattedrale di Notre Dame a Parigi lo scorso aprile. Bene, e si annuncia un nuovo caso migranti. Ieri la nave della ONG olandese Lifeline ha salvato 101 migranti e ha rifiutato di consegnarli alla guardia costiera libica e ora sta facendo rotta verso nord, quindi verso l'Italia, per cercare un porto sicuro. Chiedevano aiuto con le braccia alzate a bordo di un gommone con le camere d'aria rotte, rischiavano il naufragio. Dopo i tormentati soccorsi della Open Arms e della Ocean Viking delle settimane scorse, ricominciano le operazioni di salvataggio in mare. Ieri 101 migranti sono stati recuperati al largo della Libia dalla nave Eleonor della ONG olandese Lifeline, che non ha ceduto nonostante l'intervento della marina libica.
La cosiddetta guardia costiera libica si è avvicinata a 50 metri così da disturbare il salvataggio, ha denunciato l'ONG su Twitter. Le persone avevano il terrore di dover tornare in Libia. Ora la nave ha fatto rotta verso nord in cerca di un porto sicuro. Mentre nei giorni scorsi in mare è tornata anche la nave Mar Ionio di Mediterranea. Ancora nessun salvataggio, ma ieri su Facebook la ONG italiana ha denunciato un'operazione di sabotaggio delle sue apparecchiature a bordo. Interferenze che impedirebbero di ricevere messaggi e proseguire la navigazione. Intanto la nave militare spagnola Audaz, rimasta ferma per 4 giorni di fronte al porto di Lampedusa, è ora in rada davanti al porto di Pozzallo. Dovrà prelevare 15 degli 83 migranti sbarcati qualche giorno fa dall'Open Arms su impulso della magistratura, dopo 19 giorni di permanenza a bordo senza indicazione di un punto d'approdo. I migranti, al momento ospiti del sovraffollato hotspot di Pozzallo, dovranno essere redistribuiti tra i paesi europei che hanno dato alla Commissione europea disponibilità ad accoglierli: Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Lussemburgo. Ed è stato catturato in via Garibaldi a Napoli, quindi poco lontano dal carcere di Poggio Reale da cui era evaso, Robert Litowski, il 32enne polacco in prigione per omicidio che domenica era riuscito a scappare calandosi dalle mura di cinta del penitenziario con il vecchio metodo delle lenzuola annodate. Il detenuto, solo al momento della cattura, non è riuscito ad andare lontano per la lesione al piede riportate nell'impatto al suolo durante la sua fuga. Due inchieste, una della Procura di Napoli, l'altra interna, l'amministrazione penitenziaria, sono state avviate chiaramente per indagare sulle falle del sistema di sorveglianza del carcere che appunto hanno permesso questa clamorosa evasione. Mentre resta in carcere senza possibilità di cauzione Angelina Barini, si tratta della prostituta di 42 anni che è stata arrestata per aver fornito le dosi mortali di oppioidi allo chef Andrea Zamperoni di Cipriani Dolci a New York. Nel giro di una settimana altri due clienti della donna sono morti. Barini sarebbe stata arrestata in passato già altre 24 volte per possesso di oggetti rubati o di sostanze illegali. La donna ha dichiarato alla polizia di aver dato a Zamperoni estasi liquida, che poi appunto è risultata mortale, dopo aver avuto con lui un rapporto sessuale a pagamento. Ed ora passiamo allo sport. L'attesa per il debutto in campionato dell'Inter targata Antonio Conte non è stata delusa. 4-0 a Lecce, nuove certezze a cominciare da Lukaku, subito a segno. Il fantasma di Maurito Icardi non aleggia più su San Siro. Da ieri l'Inter sembra aver trovato sotto la guida di Antonio Conte una sua fisionomia indipendentemente dai suoi giocatori. Dei 4 gol segnati al Lecce, 2 portano la firma dei nuovi acquisti, Sensi e Lukaku, in attesa che si chiuda la trattativa per portare alla pinetina Alexis Sanchez. Attorno alla coppia che ha costituito la spina dorsale della manovra nerazzurra hanno girato con sicurezza anche i compagni di squadra, compresi i ritrovati Brozovic e Candreva, entrambi a segno con 2 prodezze personali. In base a quanto visto ieri, quindi, l'Inter del debutto di Conte ha preso il meglio dai suoi senatori, ricorrendo anche all'apporto dei suoi volti nuovi. La curiosità era soprattutto per Lukaku, che a tratti ha stupito tutti non solo per la potenza, ma anche per gli spunti in velocità e lo spirito di sacrificio in copertura. All'appello, soprattutto a livello realizzativo, è mancato Lautaro Martinez, che pure ha provato in ogni modo a mettere la sua firma sulla vittoria della squadra. L'istinto da killer di Conte sembra aver contagiato tutti, anche se l'Inter dovrà fornire conferme con avversari di maggior spessore rispetto alla matricola Lecce. Da parte loro, i ragazzi allenati da Liverani non hanno sfigurato, giocando senza timori nella notte del ritorno in Serie A dopo 7 anni. Nel mirino dei nerazzurri, che dovranno tenere sotto controllo l'euforia per questo convincente debutto, c'è soprattutto il derby contro il Milan in programma a fine settembre. Bene, per questa edizione è davvero tutto. Dopo di noi il meteo e poi a seguire il dibattito di Omnibus con in studio Andrea Pennacchioli. A tutti voi una buona giornata.